Ciao a tutti, perché alcune donne rifiutano la maternità e altre la rincorrono? Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Ti ricordo inoltre l'appuntamento di Torino, venerdì 7 febbraio 2020 alle ore 20:45 col mio seminario dal titolo Seduzione emozionale. Nell'amore e nel lavoro, e il riferimento è il 333 15 11 703. Ti ricordo inoltre l'appuntamento di Milano domenica 1 marzo, full immersion dalle 9:30 alle 19, autostima e seduzione in amore al lavoro. Il riferimento è il 333 15 11 703. Benissimo, e adesso ti ricordo che puoi abbonarti al canale Massimo Taramasco. Abbonarsi al canale Massimo Taramasco è semplice e ti dà la possibilità di intraprendere un percorso di crescita personale con me, quindi migliorando le tue capacità, diciamo, relazionali in genere, con due obiettivi fondamentali: lezioni mirate all'abbonamento Basic e lezioni mirate più le video registrazioni dei seminari che faccio dal vivo, abbonamento top. Inoltre, puoi anche abbonarti al canale Felicità Benessere, e l'abbonamento al canale Felicità Benessere ti permetterà, anche con una cifra simbolica da meno di 1 euro al mese, di diventare moderatore o moderatrice del canale e di ricevere attenzioni durante le live. Allora, perché alcune donne rifiutano la maternità e altre la rincorrono? Beh, diciamo che da un punto di vista, come dire, della conservazione della specie. Ovviamente c'è un istinto alla maternità. Però diciamo che in questi ultimi anni è venuto un po' meno l'istinto alla maternità anche in molte donne. Io credo perché esiste sicuramente anche una memoria di popolo, una memoria, potremmo dire, ancestrale. Dove comunque questo pianeta è in fase di sovrappopolazione, quindi l'unico modo per arginare un po' la sovrappopolazione è far venire meno il desiderio di maternità. Questa è una delle ipotesi, perché veramente stanno aumentando, diciamo così, le donne che rifiutano la maternità, soprattutto nei paesi occidentali. Poi ovviamente c'è un altro peso molto, molto grande, che è quello della cultura, fondamentalmente. La cultura è un qualcosa che spinge molte donne, diciamo, ad essere child free, cioè non vogliono figli. La parola child free significa essere libera, diciamo, dal mettere al mondo dei figli. Ovviamente i figli in qualche modo ti condizionano la vita. Ecco quindi che spesso molte donne non vogliono figli. È ovvio che un figlio ti condiziona moltissimo, ti spinge, diciamo, perché, come dire, devi dedicare energie, devi dedicare tempo, devi dedicare attenzioni. Quindi la cultura oggi spinge, diciamo così, a raggiungere i propri obiettivi, e spesso questi obiettivi non raggiungono, diciamo, non sono connessi al dover prendersi cura, appunto, di un figlio. E questa essere child free, diciamo che è molto più istintivo per gli uomini. Diciamo che gli uomini normalmente, diciamo, accettano magari di avere dei figli per essere compiacenti verso le donne, perché la donna lo vuole, magari un uomo, che ne so, non vorrebbe, però magari la compagna lo vuole, allora poi alla fine cercano, più che altro per timore magari di perdere la compagna, e quindi acconsentono, diciamo così, a renderla madre. Alcune donne invece la loro vita. Sentono la loro vita come un fallimento profondo se non riescono in tutti i costi, costi quel che costi, a diventare madre. E quindi fanno delle cose, anche incorrono in seminazioni,